Ciao a tutti e bentornati sul canale. E fra questi ci sono anche io perché finalmente sono tornata dopo 3 settimane dove non giravo un video di studio intensissimo, proprio non lo so, è come essere ritornata ai primi anni universitari in realtà. Però bando alle ciance, finalmente sono tornata e ho in mente tantissimi video da girare almeno in questi 2 mesi di libertà. Ho in mente davvero tantissimi video, spero di ricordarmi di girarveli tutti, infatti devo tirar fuori le mie agende. Anzi, se avete qualche proposta, qualche video che vorreste vedere, fatemi sapere nei commenti. Almeno sfrutto bene questi 2 mesi di libertà. Non ho il coraggio di sciogliere i capelli. Da poco la mia città è finita su tutti i telegiornali perché è stata la città più calda d'Italia. E siamo passati da, non so, piogge, freddo, giubbottino in pelle, 40 gradi. Cioè, oggi c'è un caldo assurdo, ho tutte le finestre di casa aperte per cercare di fare un minimo di corrente. Niente. E vi dicevo, non ho il coraggio di sciogliere i capelli. Non capisco perché chi si faccia il messy bun sia così carino, puccioso. Io sembro una scappata di casa, ma va bene. Sono tutta screpolata, spero che dal video non si veda. Perché appunto passi da 40 gradi, entri da qualsiasi parte, sembra di stare al polo nord, uno sbalzo termico assurdo. Mi sono presa un raffreddore power che non prendevo magari da boh, l'inverno, quindi sono tutta screpolata. Sono veramente un vomito di parole perché mi siete mancate talmente tanto che ho miliardi di cose da dirvi, da raccontarvi. Però magari lascio tutte queste chiacchiere, questo flusso di coscienza lo lascio magari a un Get Ready With Me. E oggi finalmente finiti di giugno. Allora, io ho un'unica faccia, non so come ho fatto a finire tutte queste cose. Come sempre, se non siete iscritte, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per avere le notifiche di nuovi video. Se vi va, iscrivetevi anche al gruppo Facebook perché lì c'è una community fantastica, veramente. Se magari non rispondo io, c'è un'altra ragazza che risponde. C'è proprio una community bellissima. Sono troppo, troppo contenta. Quindi oggi vediamo i finiti di giugno. Tè freddo, ragazze, preparatevi una bibita fresca perché qua si parla, si parlerà tanto. Allora, io non so come ho fatto a finire tutte queste cose. Allora, primo terminato, ho finito un solvente per unghie. Quest'estate, sicuramente per mancanza di tempo, ho ripreso a utilizzare lo smalto piuttosto che il semipermanente, soprattutto nei piedi. Anche perché un giorno dal nulla mi sono svegliata con un tondo viola su un'unghia. E ho detto, non può essere una micosi, perché comunque le micosi hanno un altro colore, però ho detto, la controllo. La tengo sott'occhio, quindi quelle settimane non ho messo smalti, non ho messo proprio nulla, proprio per lasciar respirare le unghie e vedere anche. Dopo tipo boh, 4-5 giorni è sparita. Mi ho detto, ma magari era un livido. Però ho pensato, se mi faccio un livido su un'unghia, mi dovrei anche ricordare come me lo sono fatta. Cioè, dovrei aver patito un dolore assurdo, però io non ho ricordi di tutto ciò. Quindi appunto, come vedevo che l'unghia stava pian piano guarendo, ho iniziato a cambiare lo smalto nude rigorosamente ogni 2 giorni per vedere se questo color violaceo spariva. Dopo boh, pochi giorni alla fin fine è sparito e quindi adesso ho ripreso con costanza a cambiare lo smalto. Ho trovato questo colore spettacolare che però non ho qui con me, uno smalto di Essence, questo colore che è un misto, che è un misto fra un malva scuro e un violaceo. È bellissimo, mi ricorda un sacco tanti rossetti che possiedo. Mamma mia, quanto sono prolissa oggi. Comunque, primo prodotto finito, il solvente. Iniziamo male oggi. Poi, allora, ho terminato uno shampoo secco di Batiste. Questa è la versione blush. Io questi qua li adoro, da poco ne ho regalato uno a una mia amica perché non li conosceva, non mi ricordo se gli ho regalato blush o cherry, che questi due sono i miei preferiti in assoluto. Non mi fanno impazzire le versioni colorate, però blush, cherry e anche il tropical
stupendi, proprio rinfrescano i capelli. Io ovvio che non li uso come sostitutivi di shampoo, ci tengo sempre a sottolinearlo perché non voglio passare un messaggio sbagliato. Diciamo che con questo caldo, lavando i capelli un giorno sì, un giorno no, la mattina di quando devo lavarli per rinfrescarli un attimo e dare anche un po' di volume perché io soffro proprio di capelli super piatti, allora utilizzo lo shampoo secco. Questo secondo me è uno dei migliori in assoluto. Poi ho terminato un olio lavante di Yves Rocher e questo è Amore Lavanda, se non sbaglio. Ce n'è proprio poco poco poco. Allora, buonissima la profumazione, pessimo il concetto, perché è un olio lavante che comunque mi immaginavo non facesse schiuma, ovviamente essendo un olio, ma l'idratazione è pari a zero. Io l'ho notato comunque bene o male con tutti i bagnoschiuma di Yves Rocher, non hanno alcun potere idratante. Io lo dico, ho una pelle secca, però un minimo di idratazione me l'aspetto anche da un bagnoschiuma e non mi aspetto di avere la pelle più secca rispetto a prima. Quindi carino come profumo, carino il concetto dell'olio lavante, magari per peli super delicate va benissimo, però idratazione pari a zero. Siamo arrivate a un topic che non tocchiamo da tempo. Ascelle. Allora, io ho terminato due deodoranti di due marchi diversi, Neutromed, Invisible, Dermodefense, antimacchie 48 ore, bla bla, e questo Brutalco Fresh che sapete è una delle mie fragranze preferite in assoluto. Questo ce l'avevo anche in roll l'anno scorso, l'ho stramato, infatti penso di ricomprarlo. Entrambi senza alcol. Allora, consigliatemi i vostri, oggi non riesco a parlare, i vostri deodoranti migliori per l'estate, perché io ho notato che entrambi dopo un po', infatti li alternavo eccetera eccetera, perdevano efficacia. Quindi bene o male le marche da supermercato sono quelle, quindi se avete qualche deodorante che mi consigliate per questo periodo di caldo fotonico, vi aspetto nei commenti. A me piacevano tantissimo, sto riservando proprio come ultima speranza è il mio amato Almonoi e Argan di non mi ricordo neanche cosa ho detto, che marchio sia. Non mi ricordo, comunque l'avete visto in tantissimi video perché è quello che compro e ricompro in assoluto, solo che ho il terrore che anche quello perda efficacia. Devo bere un bicchiere d'acqua. Quindi vorrei provare magari nuovi deodoranti perché la mia pelle in generale, il mio corpo è fettente. Anche lo shampoo, se uso lo stesso shampoo ad ogni lavaggio, dopo 1 o 2 mesi non mi lava più i capelli, idem il deodorante. Quindi qua vi voglio, datemi un consiglio sul prossimo deodorante da acquistare, cioè ne ho altri, però uno che veramente sia stra efficace con il caldo. Fa un po' schifo, però la butto, giuro. Spugnetta è logorata, infatti non l'ho neanche rilavata prima di buttarla. Io questa l'ho amata tantissimo. Questa non mi ricordo se l'ho acquistata presso un negozio cinese o su AliExpress, ma è una spugna che imbevuta d'acqua si gonfia tantissimo, diventa così. Infatti questa è quella che ho appena usato, guardate quanto è morbida, stende il fondotinta e il correttore in una maniera assurda, veramente assurda. PS, arriverà un altro video top beauty di AliExpress. Ve lo dico giusto per annunciarvelo. Vi lascio qua invece la playlist se qualche video, sono 5 o 6 adesso non ricordo, ve lo siete perse, nel caso ve lo guardate lì. Comunque, spugnetta veramente ottima. Questa la butto perché si è proprio spappolata e direi che ha fatto il suo corso. Ho terminato una confezione dei miei cerottini naso quasi preferiti. Ne ho trovato alcuni che li stanno quasi surclassando, ma devo provarli ancora per un po' di volte. Questi Maki Beauty 1 euro 6 cerottini comunque rimangono strepitosi, veramente tolgono la qualunque. E non trovo gli altri cerottini. Dove li ho messi? Io mi auguro che non ci sia nessun matrimonio oggi perché ho le finestre aperte, non ho voglia di sentire clacson. Comunque, non trovo gli altri cerottini di cui vi volevo parlarvi. Chissà dove forse li ho buttati. Forse ho buttato la confezione.
Comunque, ho terminato Nebbia Fissante di Neve Cosmetics, l'ho usata tantissimo, veramente ottima per preparare la pelle e idratarla prima del make-up, ottima per fissare o comunque idratare e togliere lo strato polveroso dal viso, e l'ho amata con i pigmenti, gli ombretti, anche gli ombretti non specifici da utilizzare come bagnati. Io prelevavo il prodotto con il pennello e poi andavo a inumidire direttamente il pennello stesso, veramente ottima. Adesso ha un nuovo pack e se non l'avete visto, io vi ho girato i miei top 5 setting spray low cost preferiti in assoluto e ve lo lascio qui. Dovrei rifare qualcun altro di quei video, fra l'altro. Poi ho terminato questo, ragazzi, veramente mi è rimasto nel cuore, questo correttore di Astra, il Long Stay Concealer. Vi lascio giù nell'info box la recensione perché ho trovato recensito. E io ho tolto anche il tappino. Non potete immaginare quanto prodotto si nasconda qua. Proprio come voi andate a tirare sull'applicatore, c'è proprio l'avanzo del prodotto qui. Quindi io, come ho tolto il tappino, l'ho potuto usare per almeno altri 10-15 giorni ancora. Fra l'altro io ho la colorazione numero 2 e questo correttore ve l'ho inserito nei top 5 correttori low cost numero 2. Va bene? Che non si mettono a urlare le vicine e tutto il resto va bene. Questo correttore inoltre ve l'ho inserito in un top 5 correttori low cost numero 2, ve lo lascio qui perché è nel mio contorno occhi super piallante. Ho notato che però a molte secca il contorno occhi e mi spiace questo perché lo trovo un correttore veramente di qualità elevata. Cioè, lo posso paragonare magari a un correttore che costa anche 30-35 euro. Però sul mio contorno occhi, contate che io l'ho idratato tanto, specie la notte, quindi cerco di evitare di avere il contorno occhi secco. Però, ripeto, è sempre una questione molto soggettiva, soprattutto la zona perioculare, non sto neanche qui a dirvela. Quindi su di me ha un effetto splendido, veramente bellissimo, e lo dovrò assolutamente riacquistare. Però appunto ci tengo a dirvelo che alcune di voi si sono trovate male perché l'hanno trovato un po' secco. Poi ho terminato una dolcilabbra, questo è fragola e panna, veramente finito fino all'ultimo. I miei balsami labbra preferiti in assoluto sono questi, li ho provati praticamente tutti tranne cannella, che è un gusto che non mi piace, e mandorlate, perché non mi piace molto la fragranza alle mandorle e neanche il latte. E però tutti gli altri veramente sono uno più uno dell'altro. Quello che mi è rimasto da sempre nel cuore è torta di mele, buonissimo passion fruit, nocciotella, cioccolato bianco, frappuccino o cappuccino, non mi ricordo come si chiama, però c'è uno che sa di cappuccino. Melone, banana, li ho provati quasi tutti. Questo è già tipo il secondo che ho terminato, buonissimo anche questo. Ah, è di Alchemilla, mi sono dimenticata, io ormai dico gli addolcilabbra senza mai citare il marchio, ed è di Alchemilla, prodotto bio, vegan, cruelty free, ottimo. E poi ho terminato una carrellata di maschere. Allora, andiamo per gradi. Hydra Bomb per pelli sensibili, se non erro. Sì, pelli secche e sensibili, super idratante e lenitiva. Ragazze, non so come, solitamente la mia pelle si secca col freddo, quest'anno mi sta seccando col caldo. Quindi questo è il motivo per cui vedremo tante maschere in questo video. È meravigliosa, sono super benvenute, io queste le adoro tutte, le ho provate tutte, anche quella nera. Però questa e quella azzurra sono le più idratanti. Quella azzurra, se non sbaglio, tipo antiossidante per il melograno. Questa invece è con camomilla. Veramente, se volete proprio un'idratazione profonda, una maschera proprio vi rimane incollata da quanto è imbevuta, queste sono veramente fra le migliori sul mercato, secondo me. Le trovate ovunque, quindi hanno una reperibilità praticamente universale. Le trovate in qualsiasi supermercato, ipermercato, ovunque, ottime. Poi per il prezzo che hanno, mi sembra che costino 2,50 euro, 2,90 euro. Poi, quando sono stata da Sephora 10 giorni fa più o meno,
l'ho dovuta ricomprare perché i miei talloni fanno schifo, veramente. Lo so che non si dice, ma sono in condizioni pessime. E uno dei pochi prodotti che mi dà un sollievo immediato è la maschera per i piedi di Sephora. Allora, questa è un'edizione limitata di Barbie, infatti il calzino era così. Solitamente è verde. Ve lo dico perché io mi sono girata quasi tutto Sephora per cercarla e cercavo la maschera verde e non la trovavo. Quindi dopo un po' mi sono avvicinata su tutte le maschere, le ho guardate una ad una, alla fine era questa. Beh, il rincoglionimento fatto persona. Sono due calzini uniti che vanno staccati, dovete inserire i piedini nei due strati che ci sono, perché c'è lo strato di plastica esterno e poi il calzino imbevuto. La profumazione, nonostante io vi abbia appena detto non mi piace quella la mandorla, questa non sa di mandorla, cioè ha un profumo buonissimo, dolce, molto speziato, cioè non sa di mandorla proprio niente. Ma una volta che voi togliete i piedi, massaggiate il siero, non dovete lavarlo, i piedi sono bellissimi, morbidi, senza screpolature. Io devo farne una scorta a vita, veramente. Questa, se avete piedi secchi, screpolati, soprattutto nei talloni, è una manna dal cielo. Viene 3,90 euro, ma se li vale tutti, ne vale anche molti di più secondo me. Sempre da Sephora, mentre mi facevo la maschera a piedi piedi, lo stesso giorno mi sono coccolata con la maschera al cocco. È già la seconda volta che l'acquisto e in realtà c'era anche il pacchetto da 3 maschere al prezzo di 2, perché queste costano 3,90 l'una, ma il pacchetto costava 8,90 con 3 maschere. E veramente, io inizialmente l'ho preso e l'ho buttato nel cestino, poi ho detto alt, l'ho già provata una volta. Io sono del parere che mi piace provare sempre prodotti nuovi per la curiosità che mi contraddistingue, quindi ho detto la prendo un'altra volta e basta. Però è fantastica, ha un profumo di cocco, idrata la pelle in profondità, va a nutrirla, non la lascia appiccicosa, la lascia estremamente luminosa. Devo prenderle quelle 3 maschere, poi me ne pento. Fra l'altro sia questa che quella di Garnier, io mi sono svuotata il siero rimanente, non riesco a farvelo vedere perché cola, ma ce n'è tantissimo perché voglio usare le mie compresse. E questa per stanotte non me la toglie nessuno, la mia maschera fai da te. Veniamo alle note dolenti. Due maschere che era meglio non comprare e sono queste di la marca è Matte. Non so perché, ma io di questo marchio compro sempre il latte di cocco, quindi si è messo anche a fare prodotti di skincare ed era meglio che non li facesse. Allora, perché sono due? Perché da Conad con l'offerta bis era tipo 2,92 euro, ho detto vabbè, proviamole. Sono asciutte come quelle di Fria, solo che non pizzicano, perché quelle di Fria bruciano, che sembra di avere benzina sulla faccia. Sono talmente asciutte che sono rigide, non aderiscono per niente, cioè pensate che la seconda volta che l'ho provato mi ho detto vabbè, ormai ce li ho, le devo usare, cioè voi le togliete qua non vi rimane niente, proprio è asciuttissimo. Infatti qua non ho potuto togliere minimamente siero perché non ce n'è. Senza profumo, con attivi ad alta concentrazione, con attivi naturali, nessun ingrediente di origine animale. Questo va benissimo, dermatologicamente testato. È una maschera con acido ialuronico e 3 pesi molecolari. Io non ho visto nessun risultato. È asciutta, non ce n'è. Pensate che la seconda volta vi dicevo, quando l'ho utilizzata, ce l'avevo su neanche 10 minuti, ha suonato il corriere e io un'altra maschera, la verità, l'avrei tolta, l'avrei poggiata e l'avrei riusata. Io questa l'ho presa, l'ho tolta, l'ho pallottolata e l'ho buttata, perché tanto era inutile. E questa quanto è da tenere? Ah no, 10 minuti, io solitamente le maschere, cioè quella di Garnier la posso tenere anche 40 minuti e se la tolgo ancora non si è assorbito del tutto il siero. Questa è proprio una delusione unica, veramente unica, quindi guardatele bene, le trovate da Conad, non compratele, pessime, veramente pessime.
mi spiace parlare così male comunque di un prodotto dove c'è del lavoro dietro, però non vale i soldi che costano, perché comunque sulla pelle non ho avuto alcun risultato. Non c'è stata idratazione. Poi c'è una maschera all'acido ialuronico, deve essere idratante, ma è asciutta, quindi per me questo è floppone del mese proprio. Bene ragazze, ce l'abbiamo fatta anche per questo mese. Sono stracontenta di avervi girato questo video, perché è uno dei miei preferiti, ve lo dico abbastanza spesso. Spero di avervi tenuto compagnia, che vi faccia piacere questo ritorno. Non vi libererete di me per tutta l'estate, sembra quasi una minaccia. Quindi aspetto i vostri commenti con suggerimenti, consigli, se avete provato questi prodotti, cosa ne pensate. Io vi saluto, vi mando un bacio gigante e ci vediamo prestissimo.